Stiamo per castare una 2v2, entusiasmantissima tra non mi ricordo più chi e non mi ricordo nemmeno perché. La stiamo facendo a perotto perché vogliamo improvare le nostre skill di caster, quindi dobbiamo stare attenti. Doppio gas per il Terran, gas singolo per il Protoss, gas singolo per l'altro Terran, gas singolo per l'altro Terran. È una Terran contro Terran, è una Terran contro sclero totale, contro Terran Protoss. Forse adesso possiamo rimettere la velocità normale anche perché ho finito la voce. Ok, basta. Perfetto. Comunque, vediamo un attimo i giocatori. Abbiamo. abbiamo. Sono troppo avvisato. Allora, abbiamo Imba, qualcun altro. Abbiamo Diord, esperienza di clown Outer Semper contro Zium. E Zium, magari, non contro. No, con Zium. Fanno una 2v2, incredibilmente non è un 1v1 in cui Zium strapona. Per ora l'unica persona con cui ho visto perdere Zium è stato Jitsuko e The Train. Contro Imba Byron e Imba Bratok. Ma aspetta, non so, clan Imba, l'hai mai sentito? Esiste un clan Imba? Ma mi sta venendo un grossissimo dubbio. Qual è il grossissimo dubbio? Dimmi qual è il dubbio. No, vabbè, controllo prima di dir vaccate. Va bene. Comunque, come già detto, Terran contro Terran Protoss. Abbiamo un Reaper che sta andando a dar fastidio e a scoutare. Ricordiamoci che noi dobbiamo fare il tifo per l'azzurro e il viola. Ok, azzurro e viola sono con noi. Bravo. E chiusura da parte dei due Terran, anche perché sono due Terran. Monorax, mi sembra, per i Terran. Sì, Monorax, non stanno costruendo nient'altro. Dio santo, è da troppo che non facciamo una 2v2, non riesco a capire come siamo. Sì, appunto, non abbiamo abbastanza skill per vedere. Stiamo castando. Bravo. Va comunque bene. Carissimi saluti al Lince. Carissimi saluti al Lince. Che dopo questa partita lo contatteremo. Intanto vediamo che per quei filmati porno Turax non ha chiuso lui, a differenza di contro due Terran, effettivamente. Vabbè, contro un Terran pronto, effettivamente. Che vuol dire? Vediamo Trigate Robo contro per Zium, contro Turax Push per Diord. Cioè, strategie abbastanza veloci e soprattutto in 2v2, direi. E raggruppamento delle unità da parte di Diord e Zium, mentre Bratok... Ma infatti mi sembrava di averlo già sentito, Bratok, ok. Ma infatti mi sembrava che avevano già sentito Bratok, ma chi... Sono praticamente un giocatore del team Imba Fox Open, che però non avevo realizzato che Imba e Fox sono lo stesso gruppo. E basta, sarebbe il suo nick sarebbe Brat, ok, perché Lok sarebbe separato, però non puoi fare il trattino basso. Beh, è russo. Sì, indubbiamente, vabbè, di Master League. Adesso volevo controllare il Imba. Com'è che è il nick? Imba Fyron. No, cosa? Niente. Brat e poi Lok è maiuscolo? Sì. Ok. Ok, quindi abbiamo Zium e Diord che si sono portati talmente in alto in Lega Master da incontrare due autentiche leggende della... Ma oddio, l'altro non se lo piscia nessuno, il Fyron. Non l'ho mai sentito. Comunque, sì, è in Grand Master. In Grand Master League. Due leggende della Grand Master League. Vediamo che Imba Bratok in questo 2v2 è andato di monomarine, non ho fatto nient'altro, a parte... Due Medivac. Si è portato a casa un bel po' di tornei interessanti. Ha battuto anche Naniwa, la Lush. Ragazzi, ma allora non ho perso, basta. Perché ci fanno castare i match che già stanno di perdere? Perché hanno incontrato. Il suo compagno invece è un giocatore di Master. Ok, vabbè, insomma, non saluto. No, infatti, non è l'ultimo dei fessi. Beh, abbiamo tre Rax, una fabbrica e due spazi porti contro. Due Rax, uno spazio porto e un terzo Rax in costruzione. A differenza sua abbiamo che Dior si è espanso prima e ha già costruito mandando gli SCV a boostare la linea mineraria, mentre
Zium è andato di immortali zelotti stalker come suo solito. Vediamo che c'è il primo confronto con 19 Marine 2 Marauder e 35 per il team Imba contro i force field degli zelotti di Zium, che se la battono egregiamente e tirano sì. questa massa di Marine abbastanza agilmente. Arrivano anche i supply di Diord che vanno ad attaccare e quindi annichiliscono l'esercito di rimanenti di Bratok. Noi rimanenti è costretto a ritirarsi. Attenzione che potrebbe perdere anche questa navetta medica, sì. infatti la perde. Allora, sai che ora mi viene un grossissimo dubbio, perché all'inizio loro hanno chattato un po'. Premi F9. Premi F9? F11. Infatti gli chiede Are you real? Perché li ha riconosciuti subito lui, che sono due pro Zium. F11, F9, F11, ho sbagliato. Infatti mi sto incazzando. F9 sono le imprese. È cambiato il nuovo. E vedi, quindi, sì, se siamo stati stronzi noi a partire per 8. Ok. Cosa stai facendo? Basta, eh? Tasti a caso. È finito? Non mi piace vedere Are You Real. Mi fa ridere un sacco. Vabbè, vediamo che Diord e Zium vanno a piazzare le loro rispettive basi di espansione, mentre quella di Imba e Fyron è già piazzata, mentre non c'è quella di Bratok. È ancora qua e non sta costruendo né SCV né muli, né sta facendo alcuno scan. Quindi vediamo che l'economia è sicuramente vantaggio più del doppio per Imba Fyron, ma Diord e Zium di certo non sono al di sotto di Bratok. Siamo a comunque 36-34 per il nostro team di casa contro 30-45 dell'economia soltanto di una cosa, Bratok ha vinto un torneo russo da 500.000 rubli. Se tu ti stai chiedendo quanti sono 500.000 rubli, sono circa 10.000 dollari. Ma sti cazzi? Appunto. No, sì, effettivamente è un giocatore molto molto forte, anche se in questo momento mi sembrano in difficoltà. Sì, anche perché Bratok sta andando di monomarine non potenziati e... Vabbè, ma va bene che se stai in V2 te la vuoi giocare, però vabbè. No, forse boh, sai com'è, in 2-2 spesso si provano strategie un po'... Fa un drop, madonna, questa male, questa navetta medica. Ma infatti verrà uccisa subito. Ah no, sono zeloti. Vabbè, verrà uccisa subito. Cioè, vengono uccisi i Marine e i Marauder. Oddio, no, stanno entrando, Sì, direbbe di sì. Come sono belli i colossi, però. Sì, sono una delle unità più belle. APMM, me lo sono scordato. APM molto alte per tutti, a parte per Fyron che si mantiene sotto di poco la media del gruppo di contendenti. Quanto abbiamo 43 Marine per Bratok, che sta andando solo di mono Marine e non sta ricercando il potenziamento. Però vediamo che Bratok sta invece ricercando missile ricerca e ha già ricercato l'energia per i Raven. Quindi chi fa? Va di... Ma scusa un attimo, vai giù. Cosa? Perché ci sono... Guarda. Cosa? Ah no, sono Marauder. Lì nella linea mineraria, pensavo che fossero SCV mischiati e non capivo, stavo impazzendo. No, ha ricercato l'energia di Raven e sta ricercando anche il missile ricerca contro le unità di Diord e Zium. Vediamo questa massa di Marine come se la vuole giocare, però è contro l'esercito di due e qui ci sono ben tre colossi con nessun potenziamento però ancora. Gli Stalker sparano alcuni colpi sulla massa Marine, ma fanno poco purtroppo. Partono due drop, questi drop faranno molto male. Attenzione, questi Marine sono carne da macello. Devo dire che i nostri carissimi conterrani stanno facendo la counter perfetta alla strategia. Non capisco, ma stanno andando di massa Raven. Ma è un troll, Bratok. Ma Bratok è proprio un troll. Non so, magari pensa di vincere troppo facilmente. Comunque si tira sul centro cibernetico. No, gli focussa fortissimo. Madonna, gli spara, usa lo steamback per... Madonna, guarda che Daniel sta prendendo il cross. Morto. Lo perde. Morto. Perso questo. I Marine vengono curati, tira giù tutto, gli è in base. E intanto qui vediamo che Zium è riuscito, insieme a Diord, è riuscito a spaccare la base. Sì, l'espansione. Bratok, anche in fuga la base di Fyron. E sono riuscito a counterare. Non mi sembra, non li vedo più però. In ogni caso sono costretti a ritirarsi perché l'esercito di Zium è ancora forte e prestante qua. La morte. Occhio, occhio! Lista ricerca, vediamo. Lista ricerca!
Oh! Colpisce! Colpisce ma non fa danni, cioè. No, hai penso preso un'unità che non è stata colpita. Ovvio che ne è partito un altro, ne è partito, ma. Non l'ho visto. Ho finito, sinceramente, ho sentito il rumore, ma non l'ho visto. Eccolo! Oh, te lo sei perso. No, no, l'ho perso, l'ha tirato sull'immortale e ha fatto gravi danni alle unità che erano intorno a esso. Vabbè, sta andando di massa Raven. Eh sì, sinceramente sta andando di massa Raven, non so che troll voglia fare, continua a fare Raven nonostante tutto. Zimu sta facendo 3 gate attualmente, potenziamento livello 2 per la fanteria di The Horde. Fireon attualmente non ha più introidi, se non sbaglio. No. Infatti a 0. Ci sono rimasti soltanto i Raven, ma contro delle unità di terra di The Horde non possono niente. E anche il missile ricerca non è che può fare più di tanto contro il colosso. Vediamo questo colosso esecutore con 28 uccisioni, uno 31 e l'altro 25. Questi colossi hanno veramente ribaltato la partita. Sì. Magari se lancia il missile ricerca di tutti su un solo colosso, qualche danno lo fa. Io non capisco perché non li vuole usare. Non capisco perché non stia facendo niente. Fireon è completamente annichilito, cioè ha 3 centri comando qui che non fanno assolutamente una sega. Contro. Vabbè, The Horde che sta andando di 6 Rax. Mentre l'esercito di Zium, supportato dai Marauder e i Marine, tira giù le basi di The Horde che neanche si degna di tirare su, ma si lascia spaccare. Prova a ricostruire qua nell'angolo. Segui Raven, pregatene del resto. Io voglio vedere i Raven che sparano fortissimo. Eccoli Raven, vabbè, tutto qui la situazione è segnata, quindi vediamo cosa vuole fare questo. No, piazza torretta invece di lanciare misteri. Dai! Lanciare misteri di ricerca però a questo punto, cioè farebbe prima e più in fretta. Sarebbero più divertenti. Drop di 5 marini che spaccano la seminatore, che francamente chi se ne frega. È giusto così! E vabbè, i colossi di Zium vanno a spaccare gli ultimi SCP di Bratok. Ricordiamo che Zium e The Horde sono due giocatori di Master contro Bratok, che è di Grandmaster molto forte. Grandmaster però è rankato in Europa, è rankato Master. Ah sì? Sì, è rankato Grandmaster. Non mi ricordo più su che altro server. Comunque, no, vabbè. Ma siccome sono fusi i server europei, sì, allora Grandmaster russo sono diventati Grandmaster europei. Quindi è Grandmaster. Ah, anche ok, perfetto, adesso. Fantastico. Quindi ricordatevi che se finite mai in Master o Grandmaster potreste rischiare di incontrare gente come, non so, White Ra, per dire The Little One, Romino. Anche Cloud, voglio dire. Ma cazzo, uno stronzo. Ma non è vero. E lui incontriamo il comics e ci picchia perché è palestratissimo. Ma picchia te perché io non l'ho mai insultato. Sì, tu ci sei anche te e non hai fatto niente per impedirlo, perciò ti picchia. E come posso? Perché ricordiamo che Cloud è stronzo. Basta! Insultare gente a caso. Va bene, vediamo questi imbabrato. Vediamo se vuole lanciare il missile ricerca. Non lo vuole lanciare. Dovrebbe lanciarlo. Alla fine hanno aumentato anche la velocità, perciò un marine non può nemmeno scappare, visto che. Ma lo concludiamo questo imbarazzante. Vabbè, se la sono voluti tirare fino alla fine e. Segui Raven. Raven non fa niente. Oh, individuo, basta. Scusa. No, aspetta, moglie. Ah, ok. Ah, mi è sposato. Vedi che sei un borghese, Negava tanto prima. Sì. Ricordiamo che Kerasin vive alle Canarie ed è uno sporco borghese. La sua unica attività è bere sangria. Cocktail nelle noci di cocco. E vabbè, in Bafiron. Che fastidio, però. Stanno facendo salire l'unità, cioè le strutture, nasconderle mi sembra abbastanza da newbie per due master. È un po' di BM, ci sta sempre. Potrebbe dai. Dare un po' di GC a questo punto. Cioè, va bene che gli scocci a perdere contro master, loro che sono uber pro, però. Insomma, E guarda, quelli erano sparsi ovunque. Vabbè, dai, tra quanto ci sta. Stai su Raven e vedi tra quanto ci sarà il GG. E i Zodi non possono niente, i Raven sono qua che tirano soltanto così. E dentro l'ha lanciato! È lì. Però. Sti cazzi. Cazzo, Ma scusa, quanti anni fa? Non me lo ricordo quanti anni fa. 100 anni. 100, infatti, ha lasciato a pochissimi. 25, infatti, 25. L'ha lasciato precisamente. No, questo qui deve subito. Ecco, lo stanno riparando, ecco perché. Che tiene CC e smette di fare un po' di IBM. Anche perché, guarda, che cos'è questo qui? Il Burundi, Scusato, l'Iterran del Burundi. Vabbè.
GG. GG. Brandon GG. Che perdono, perdono contro i nostri con sanguinei connazionali. È uguale. Diord e Zion, quindi abbiamo Master, Grandmaster. E Zion si dimostra ancora una volta un grande giocatore. Anche Diord. Bravissimo Zion. Karasin sporco perché. E viva la fica!